cari ragazzi, il Winblog, dopo un po' di formattazione del PC, nel tentativo di metterci su macOS e poi di Windows 2000, piccolo sfizio personale, sono ritornato con Windows 7. Mettete banda controller. Scusate ragazzi. Ragazzi, ma che cavolo? Sì, lo so, la webcam succhia troppo. Niente, consuma troppa banda USB, vabbè, non mi frega un cavolo. Speriamo che si veda bene comunque. Allora, vabbè, sono stato anche male, quindi non sono riuscito a fare videoblog. Comunque, adesso sono tornato più carico che mai. Allora, oggi vogliamo parlare un po' più del mondo Apple di quanto riguarda il mondo Windows. E non essere infatti il Winblog di oggi, non è un Winblog, ma lo chiamerò blog. Comunque, andrà in seguito agli altri. Quindi, se vi aspettate qualcosa su Windows, non aspettatevi gran cosa. Volevo chiedere una cosa agli esperti dell'Hackintosh, cioè queste sono le mie caratteristiche del mio computer principale, quelle più importanti, io penso che siano quelle che si vedono qui comunque. RAM 4 GB DDR3, un Pentium Dual Core CPU, un i7500 con due processori, uno da 2,93 e uno da 2,94. Un sistema operativo, ok, 64 bit con una P5, P4, 3TD Pro come scheda madre, una Nvidia GeForce 210 come scheda video con 512 MB di memoria dedicata. Questi mi sembra che sono un po' il fondamentale, poi scheda audio, scheda LAN, non mi importa se non funziona. Se qualcuno mi può dare qualche consiglio su come installare Mac, io con la Iactus sono riuscito a far partire, cioè l'ho installato, cioè arriva, si blocca quando si avvia il simbolo del Mac con l'ortellino sotto. Penso ci sia qualche problema di Kext. Comunque, se qualcuno mi può aiutare sarei molto contento. Ok, cosa riguarda Mac? Allora, Mac, come tutti avrete naturalmente notato nello store, sono incominciati ad apparire già da parecchio tempo i Mac su misura, gli iPod, gli iPhone, gli iPad, insomma i device mobili con dietro la dedica proprio natalizia. Allora, cominciamo subito sui Mac su misura si possono fare dei Mac personalizzati, anche qui dopo ci sono vari consigli, specialmente se si chiama il numero verde che possiamo trovare qua sotto, l'800-554-533. Uno procede come per l'acquisto, loro ti possono consigliare nel miglior modo a seconda delle proprie esigenze. Poi qua ci sono anche altre spiegazioni molto importanti. Mentre se riesco a trovarlo, gli iPod non so se ci sono più però, raga, no, non lo so. La guida dei regali di Natale, sapevo che fino a poco tempo fa c'era, però ultimamente è un po' che non li vedo. Comunque vedete, c'erano anche altri regali intuitivi molto belli da fare per Natale, magari come proprio regalo di Natale. Anche custodi, devo dire, niente male. Tutto targato, firmato Apple. Questo è l'importante. Sapete, ragazzi, non vedo più le incisioni. Sarebbe, allora, incisioni iPod. Non dice niente delle incisioni. Mi sa che ragazzi sono state sospese, non so perché. Sì, c'è qualche stato qualcosa, mi sembra, perché non vedo più niente. Oh, poi ragazzi, se mi è sfuggito, ditemelo voi, eh. Ok, andiamo avanti con l'upcake. Cos'è upcake? Upcake è un sito che vi permette di installare applicazioni caricate sul vostro iPod. Quindi, se ce l'avete come me, jailbreakato, andiamo ad aprire iTunes. Con vabbè, il mitico Red Snow. Beh, è ottimo anche il Green Poison, ma ogni tanto a me fa le bizze, quindi ok, così, quindi vabbè, io ancora sono al 4.1. Spero di poter fare l'upgrade più presto al 4.2.1, quando almeno uscirà una guida definitiva, almeno basta col backup delle SID, mi sembra. Quindi non penso sia una cosa che manchi molto al rilascio di questo. Invece uno definitivo per chi non può fare il backup delle SID del 4.1, non lo so. Allora, dicevo questo, quindi qui potete scaricare la vostra applicazione. Ad esempio, ho scaricato questa Need for Speed Hot Pursuit, per esempio, che se io non so se riuscirò a farvelo vedere, vediamo un po'. Abbassiamo qua giù. Di sicuro scatterà la webcam, sono già sicuro, quindi. Allora, se noi andiamo, ecco qua, corsa, se voi vedete qui, ecco qua, forse, non so se si vede, non so se sto azzeccando al lato, comunque, ecco qua,
In questa zona che vi sto facendo scorrere, se si vede, c'è anche Hot Pursuit. Mi scuso, ma ci sono dei grossi problemi con Camtasia e la mia webcam. Ok. Altro sito è Upvent Calendar, che come ogni anno in questo periodo natalizio propone delle applicazioni gratuite che noi possiamo andarci a scaricare sul nostro device Apple. Ad esempio, gratuitamente, e ogni giorno ce ne saranno diverse applicazioni. Ad esempio, noi selezioniamo questa applicazione perché vogliamo questa. Dobbiamo fare Get It Now, App Store Link, e si aprirà iTunes Preview, nonostante qua possiamo già vedere delle news e dei commenti. Qua possiamo vedere, ne possiamo vedere altri ufficialmente dal sito Apple. Poi noi andiamo a fare View in iTunes. Ecco, ragazzi, mi devo trasferire su un altro browser. Come sempre. Chrome viene lasciato un po' indietro. Ok, io vado a consentire. Eccoci qua, subito diretti su il nostro iTunes. Eccola qua, e diventa applicazione gratuita. Andiamo a inserire la nostra password dell'account. Poi andiamo a fare ottieni. Così ci verrà scaricato. Ci verrà scaricato. Adesso faccio vedere intanto due o tre applicazioni che facciamo alla svelta. Eccoci qua. Ok, chiudi Advent Calendar. Un'altra applicazione, boh, prendiamo questa, Sileboot, sempre un pro. Andiamo sempre a fare Get It Now App Store Link. Ok, poi andiamo sul nostro browser Internet Explorer, almeno Internet Explorer per chi ha Windows. No, questo è a pagamento. Oh, qui c'è qualcosa che non va. Hanno toppato. È a pagamento. Perché a pagamento? Ho sbagliato qualcosa io. Comunque ci sono sia games che apps. Adesso proviamo magari NotEasy. Vediamo se questa è gratuita. Che cavolo gli sta prendendo? Comunque, sì, questa qui è gratuita. Comunque io preferisco molto di più quella che c'è sull'App Store. Comunque, potete scegliere sull'App Store, scusate ragazzi, è già preinstallato sull'iPad per le notti. Comunque andiamo a fare una prova. Tic. View in iTunes. Consenti. Questa è for Dropbox. Vabbè, andiamo a fare gratuita adesso, vabbè, non mi interessa questa applicazione, era solo per farvi vedere. Andiamo a sincronizzare il nostro iPod e vi farò vedere che l'applicazione è stata installata gratuitamente. Attendiamo un attimo un po' di tempo. Che insomma, non è proprio rapidissimo, perché cioè, doveva sincronizzare anche immagini, mi sembra comunque. Adesso noi andiamo a escludere questo. Devo escludere anche questo, quindi l'altra cosa che ho visto è che con il jailbreak di Red Snow è possibile, non so se si vede qua in alto, mettere la percentuale della batteria. Cosa devo dire molto molto comoda, che su iPod così di pacchetto non è possibile farlo, almeno io non ho trovato il metodo. Se qualcuno di voi ha trovato il metodo, guarda, se mi dice così legalizza di più il mio iPod. Vabbè, cavolate a parte, andiamo a sbloccare il mio iPod. Ok, e vi faccio vedere che qua c'è l'applicazione che abbiamo appena scaricato, funzionante in tutto e per tutto. Ok, vediamo se funziona. Sì, Open Faint. I don't. Va bene, non voglio Open Faint. Guardate, anche l'animazione è abbastanza carina di quest'apps. Non so se si vede. Ok, l'audio è basso. Andiamo ad alzarlo. E poi è a metà ancora. Comunque, questo è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.